Dopo la condanna di Michele Giovine per le firme false della sua lista pensionati per cotta, lo scandalo sanità e le inchieste sull'Ndrangheta che lambiscono la politica, il presidente Cota deve dimettersi. Lo dicono con una iniziativa davanti al Consiglio regionale i circoli Benvenuti in Italia, Movimento Civica e Libertà e Giustizia. Le associazioni hanno avviato una raccolta di firme, in poche ore sono già un migliaio. Le ultime elezioni, dicono, sono state avvelenate e determinate da una frode. Per questo ora in Piemonte, aggiungono, bisogna andare a nuove elezioni.